Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2019. Questo è il nono workshop di Ruminanzia, organizzato in collaborazione con l'ASPA. Poi vi spiego che cosa significa questa sigla. Ringrazio voi che siete fisicamente presenti a questo workshop, ringrazio chi ci sta guardando in questa diretta Facebook. Abbiamo visto che insomma la presenza è abbastanza imponente su Facebook. Il tema, anche se è un'ora di stanca perché siamo in finale diciamo di una giornata importante, però un tema che richiede una enorme concentrazione. Voi sapete, in questo momento c'è un po' un ripensamento generale in tutto il mondo occidentale, ma a breve sarà anche nel mondo non occidentale, sull'impatto ambientale delle attività umane sostanzialmente, perché insomma adesso, al di là di magari di negazionismi o situazioni più o meno strumentalizzabili, in effetti le attività umane stanno pesando in maniera piuttosto importante diciamo sul nostro pianeta, per cui dobbiamo un po' capire effettivamente la verità dei numeri, perché purtroppo i numeri ne circolano molti numeri sono in qualche modo manipolati, ma i numeri se hanno una fonte scientifica, i numeri sono poi numeri, gli stessi numeri economici. Quindi noi dovremo capire oggi, e lo chiederemo appunto in questo workshop con l'ASPA, ai due nostri esperti, Bruno Stefanon dell'Università di Udine e Alberto Tamburrini dell'Università di Milano, sono due professori, hanno un'esperienza importante su questo, quindi lo chiediamo alla scienza, non lo chiediamo a internet, non mettiamo nella stringa di Google quant'è la produzione di metano o di CO2 equivalente dalle attività zootecniche. Seguiamo quello che dovrebbe essere il percorso naturale delle cose, chiedere a chi sa delle informazioni. E chissà, può anche dire non lo so, perché dire non lo so significa che uno sa, questo è un po' almeno quello che è il pensiero mio personale, ma anche la nostra rivista Ruminanzia, avete visto il payoff, libero confronto di idee. Perché che cosa succede? Perché ovviamente se noi dobbiamo eventualmente ridurre, poi ce lo diranno i nostri esperti, le nostre emissioni di gas serra, cioè il nostro contributo alla produzione dei gas serra, dobbiamo partire, sapere da dove partiamo. Questo l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto il workshop sull'antibiotico resistenza, cioè noi possiamo dare un contributo, la buiatria all'antibiotico resistenza, se partiamo da sapere quant'è il consumo di antimicrobici che fanno i bovini per patologia. Allora noi, partendo da un numero, possiamo arrivare a un altro, se no diventa il solito convegno di gente che non ha nulla da fare e nulla da perdere. Mi fa molto piacere che ci siate voi giovani, perché poi voi scontate i nostri errori e voi sarete comunque anche gli attori delle cose che dovremmo fare. Scusa Alberto. Allora, queste non sono diapositive, sono le mie due diapositive per introdurre l'argomento, perché tutti i workshop che abbiamo fatto fino adesso hanno avuto un filo conduttore, tutti gli 11 workshop di Ruminanzia, ma è possibile conciliare il dovere etico, ma anche speculativo, di fare delle produzioni sostenibili con le performance? Perché chi alleva le bovine, e questo è il tempio della bovina da latte, questa è la fiera internazionale del bovino da latte, lo fa sicuramente per passione, ma deve trarre un vantaggio economico, altrimenti non è hobbistica, questa è produzione. Quindi a fronte di un obiettivo, per esempio, di ridurre l'impatto ambientale della produzione del latte o della carne dei bovini, perché siamo appunto nella fiera dei bovini o della vacca da latte, dobbiamo partire, e qui i numeri sono molto contrastanti. Io ho fatto semplicemente dei ritagli, no? Vedete qui che cosa c'è scritto. Il metano libero proviene da varie fonti. È diverso da 16 di tutti i gas serra. Se voi qui eravate ad esempio cinesi, io non potevo mettere 14-16, perché o è 14 o è 16, già questo è un problema, per esempio per le culture non sud del mondo insomma. E quindi cerchiamo di capire, perché se partiamo da 16 proveremo a capire se riusciamo a ridurre. Questo libro che Alberto ha letto, mi ha detto nell'incontro Skype, io l'ho finito, il professor Stefanon non l'ha letto, non sa leggere, mi dice,
Ma io l'ho letto perché un libro del genere, voi non so se seguite le hit dei libri, questo sta in cima alle classifiche di lettura, credo sia già la seconda edizione ed è uscito, credo, forse neanche un mese fa, no? Ecco. Questo è un autore, è un giornalista, ovviamente non è un tecnico, questo Foer, e ha scritto questo libro Possiamo salvare il mondo prima di cena. In che cosa intende? Che un cambiamento delle abitudini alimentari può dare un contributo sostanzialmente a salvare il nostro pianeta, perché il clima siamo noi. È un libro, io non ho letto per riderci dietro, per capire bene il sentire collettivo. Però quello che mi ha poi anche in qualche modo stimolato a dare una forte importanza a questo workshop è questo passaggio che fa lui. 14,5% o 51%, questo è il contributo dell'allevamento dei bovini ai gas serra. Cercheremo di capire col confronto con gli esperti se abbiamo la possibilità concreta di continuare a produrre il latte, perché noi sfamiamo la gente, il latte non è lo champagne, è un cibo fondamentale, ma potendo ridurre questo. Per cui io vi ringrazio e lo stiamo facendo questo workshop con l'ASPA e chiederò a Bruno, per esempio, prima di iniziare, di dire cos'è l'ASPA? Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Sì, adesso sì. Cos'è l'ASPA? L'ASPA è l'Associazione Scientifica di Produzione Animale che raccoglie praticamente tutti coloro che lavorano nell'ambito delle scienze animali. È un'associazione costituita prevalentemente da docenti universitari e da ricercatori. Ogni 2 anni ci vediamo per un convegno nel quale affrontiamo i vari temi correlati alle scienze zootecniche e alle scienze animali in generale. Fra i vari argomenti che trattiamo, appunto, c'è anche l'impatto ambientale degli allevamenti. E nel 2010 abbiamo costituito una commissione di studio che si chiamava Ecological Footprint degli allevamenti zootecnici. Siamo nel 2019 e finalmente sono contento che ci abbiano ascoltato, perché già nel 2010 avevamo lanciato un urlo di dolore rispetto a quello che l'attenzione pubblica, l'opinione pubblica, il cittadino cominciava a pensare della zootecnia. Era appena uscito il libro della FAO, Livestock Long Shadow, che addirittura portava al 18% il contributo della zootecnia per quanto riguarda... C'è anche una diapositiva. C'è ancora una mia diapositiva. Ah, ok. Dopo di questa, Dopodiché, per cortesia. Okay. Quindi torno indietro. Va bene. Con la Commissione abbiamo organizzato una serie di convegni, 2 a Udine, 1 alla Fiera di Cremona nel 2014, se ben ricordo, anche alla Fiera di Verona, per stimolare specialmente l'ambiente degli allevatori rispetto a questa problematica. Stamattina venivo su da Udine con la Michela e le facevo, come dire, una confessione. A me dell'ambiente non interessa niente, agli allevatori dell'ambiente non interessa niente. Ragioniamo in un altro modo. Diceva giustamente Alessandro Fantini, la zootecnia è un tipo di attività economica? Se perdiamo metano, perdiamo energia? Se perdiamo energia, perdiamo efficienza? Ecco che allora l'economia ci aiuta per l'ambiente. Quindi magari possiamo anche toglierci la giacca degli ambientalisti, però l'importanza di avere un bilanciamento corretto di una razione, un animale sano, un interparto adeguato, una fertilità corretta, una longevità allungata, sono tutti elementi che aiutano la zootecnia a aumentare l'efficienza produttiva. Se poi vogliamo anche metterci l'aureola o comunque darci anche la veste di ambientalisti, tanto meglio. Quindi questo era un po'. Quindi l'ASPA fin dal 2010 aveva cominciato a interessarsi di questo. E poi ci saranno anche altre diapositive. Su questo abbiamo prodotto 2 volumi,
sulle tecnologie di allevamento per controllare, innanzitutto per identificare quali sono i fattori che portano all'emissione di gas serra o clima alteranti, e poi anche una serie di soluzioni tecniche di allevamento che possono essere messe in atto operativamente per cercare di ridurre. E con questo mi taccio, scusa se mi sono dilungato. Ti chiedo la cortesia di girarmele perché non posso attraversare la prossima, grazie. Dopo di questa. A differenza, io mi ricordo perfettamente il vostro convegno di Verona, c'ero anch'io, molto bello, vi faccio i complimenti a distanza, era molto anticipato. Il fatto positivo, secondo me, che sta succedendo è questo, che l'industria, cioè questo aspetto diciamo della Green New Deal, quindi l'industria sta in qualche modo percependo che un atteggiamento etico positivo nei confronti del pianeta, anche di rispetto dei diritti degli animali, può essere anche un business, a patto che lo sia realmente, no? Voi sapete che da una parte abbiamo il fenomeno delle fake news, ma sta purtroppo uscendo anche il fenomeno del greenwashing, quindi di certificazioni magari di rispetto ambientale, no? Avete visto detersivo eco-friendly. Io ho visto delle bottiglie di acqua minerale di plastica sostenibili, come fa a essere sostenibile? No? E quindi delle cose un po' pazzesche, ma che ci sta, va bene, però per esempio, questo adesso non c'è oggi, ci sarà domani, questa è una grossa latteria veneta, Brazzale, questa è una, vedete, latteria 1784, questo è un gruppo da 200 milioni circa di fatturato, che nell'azienda in Repubblica Ceca e nell'azienda in Brasile sta certificando, vedete, la carbon neutral, che capiremo domani perché i fratelli Brazzale saranno qui con noi, sì, e vedi, loro si sono cimentati, la prima certificazione di impatto di questo tipo su un gruppo che non è naif, questo è un gruppo industriale importante, e io mi auguro, e questo sarebbe il mio augurio, che i prodotti di Brazzale vengano venduti a un prezzo più alto in modo tale di capire se la gente, quando diventa consumatore, ha effettivamente a cuore il pianeta, il che significa che per produrre in certe condizioni ovviamente ci saranno dei costi da sopportare. Quindi aspettiamo da voi esperti di capirci un po' meglio di questa situazione. Grazie. Beh, buongiorno, comincio io a dire qualche cosa. A dire il vero, noi pensavamo di fare in modo che queste diapositive che seguono un filo logico vengano viste un po' velocemente. Noi faremo riferimento a quanto, ecco, magari se riusciamo a fermarci, sì, a qualcuna di queste, poi aspettiamo le domande per poter stimolare un dibattito che sicuramente è più chiaro. Questa, per esempio, partiamo dalla domanda se le vacche inquinano. A parte che il termine inquinare è un termine scorretto, perché la produzione di CO2 non è un inquinamento, è un processo normale nel momento in cui c'è un ciclo in cui tendenzialmente la CO2 viene prodotta, ma viene anche riutilizzata dalla fotosintesi. Quindi in realtà inquinamento dovrebbe essere utilizzato riferendosi alla contaminazione con parti che non sono normali di acqua, aria o terreno, ovviamente. E in particolare, forse toglieremo il mouse al professor Stefanon a breve. Il clima è impazzito, ma anche PowerPoint, quindi. Due parole su perché si dice che i ruminanti inquinano, no? Perché tendenzialmente i ruminanti hanno il rumine e come tale contengono una flora microbica molto importante, stiamo parlando di più di 50 miliardi di microrganismi per millilitro di contenuto ruminale, di liquido ruminale, per cui stiamo parlando di un fermentatore vero e proprio, in una situazione di anaerobiosi, cioè di assenza di, o di scarsità assoluta di ossigeno. E quindi avvengono queste fermentazioni
che producono anche dei gas, producono soprattutto altre cose interessanti e utili per la bovina, interessante e utile per l'allevatore, perché vede il risultato del latte che non casualmente viene prodotto come proprio latte dei ruminanti, ma producono anche dei gas, e in particolare CO2 e metano. Il metano sostanzialmente, è stato detto precedentemente, viene da questo tipo di fermentazioni, in parte dalla fermentazione dei reflui, in piccola parte, bisogna stimolarla per produrre tanto metano, i biogas fanno questo, e in grande parte anche da altre fonti il metano è come prodotto di fermentazione, che non si prende in considerazione tendenzialmente, sono tutte le paludi, gli stagni e le zone dove l'acqua ristagna, quindi per esempio le risaie, ma sembra che ci siano anche delle fonti incontrollabili o non particolarmente studiate. La prima che mi viene in mente sono le termiti, che sono insetti specializzati nella fermentazione grazie al fatto che ospitano nel loro tratto intestinale proprio dei microrganismi analoghi e che producono grandi quantità di metano che nessuno è in grado di quantificare e di spiegare. Questo metano, come è stato detto, sì, a seconda dello spazio temporale ha un effetto diverso su, come gas serra, ma tendenzialmente stiamo parlando di una 25 volte l'effetto della CO2. Quindi, siccome il metano viene dato, soprattutto viene considerato come il prodotto, erroneamente viene considerato come il prodotto principale della fermentazione dei ruminanti, ecco che allora i ruminanti inquinano di più che non un'automobile. In realtà c'è probabilmente una diapositiva tra non molto che ci dirà l'esatto contrario, il contributo totale, e mi riallaccio alla percentuale che faceva vedere il dottor Fantini all'inizio. Allora, la FAO ha cominciato dicendo il 18%, poi si è corretta e ha detto l'11%. Da noi, lavorando su dati tendenzialmente americani, oggi ha calato la sua stima. Noi abbiamo delle stime, per esempio, dell'ISPRA, che è un ente di ricerca importantissimo in Italia, che parla non tanto della zootecnia, ma dell'agricoltura in genere, per un contributo inferiore al 10%. Allora, se l'agricoltura, quindi la produzione complessiva di cibo, sia di origine vegetale che animale, in Italia sicuramente aveva una condizione un po' diversa rispetto soprattutto al Nord America, rappresenta il 10%, sta a significare che, facciamo un piccolo ragionamento, se smettiamo tutti di mangiare qualunque cosa, okay, dalla lattuga al formaggio, noi diminuiamo del 10% il contributo all'effetto serra, cioè nulla, ovvio che non possiamo smettere di mangiare. In una diapositiva si faceva vedere qual era l'effetto se consideriamo attualmente la produzione negli Stati Uniti, dove hanno un'alimentazione un po' particolare, un po' diversa da quella italiana, anche questo dobbiamo, e anche forse a quella europea, ma soprattutto a quella italiana legata alla dieta mediterranea. Se togliamo gli animali o se consideriamo gli animali, voi vedete che in realtà abbiamo bisogno di una quantità, se togliamo gli animali without, abbiamo bisogno di una quantità di un 30% in più di alimento, e questo non è facile da produrre, ma soprattutto aumenta moltissimo la fonte alimentare spostandosi verso i cereali, quella fetta di torta arancione gialla indicava i cereali, togliendo un 44% di origine animale, che vuol dire sostanzialmente latte, carne e uova. Non so se tu vuoi andare avanti su questa cosa. Sì, anche perché questa diapositiva è estremamente interessante, anche perché pone in luce come gli animali in realtà utilizzano degli alimenti che non sono in competizione con l'uomo, e questo specialmente i ruminanti. Quindi se da una parte effettivamente emettono CO2, ma specialmente metano, dall'altra parte utilizzano delle biomasse che a noi sono praticamente inutili, per noi sono praticamente inutilizzabili. Non da ultimo, non dimentichiamo che
ed era all'inizio una slide, che la Terra ha una biocapacità, quindi la superficie globale della Terra non è ampliabile, non è modificabile, e anche la superficie messa a coltura non è estensibile all'infinito. Quindi la possibilità di utilizzare anche dei pascoli e delle essenze naturali rappresenta un vantaggio enorme da un punto di vista nutrizionale per l'uomo. Però io vorrei stimolare un pochino, ed era l'obiettivo di queste diapositive, la vostra attenzione e quindi ricevere delle domande. Se no ve le faccio io. Avete in mente o avete idea di qual è la disponibilità energetica media per capo nei paesi occidentali in termini di energia per capo, dico, per uomo? Sapete quanta energia abbiamo mediamente disponibile in base alle produzioni? 3600 kcal. Sapete qual è il fabbisogno medio di un uomo o di una donna adulta al mantenimento? 2000. Praticamente noi stiamo avvelenando il pianeta, ma non perché produciamo ruminanti, carne o latte da ruminanti, ma perché buttiamo via un disastro di alimenti. E da una parte abbiamo l'obesità e il sovrappeso, e dall'altra parte lo spreco alimentare. Quindi una maniera intelligente, a mio avviso, ed insisto molto, magari mi prenderò pomodori da tutti, è non spingiamo sulle produzioni, ne abbiamo anche troppo da mangiare, spingiamo sulla qualità. Un chilo di carne può anche costare 100 euro, però quei 100 euro mi devono dare un chilo di carne perfettamente sano, salubre e adeguato all'alimentazione umana. Ne mangeremo di meno? Benissimo. Mangeremo di meno fagioli? Benissimo. Non buttiamo più via la verdura? Benissimo. Quindi va rivisto un pochino il modello dei consumi alimentari. Perché oggi siamo 7 miliardi, domani saremo 10, poi 14, poi ci prende la peste, magari moriamo tutti, chi lo sa, perché facciamo sempre proiezioni senza tener conto poi di quelli che sono gli elementi della biologia che possono inficiare queste nostre produzioni, però in realtà stiamo consumando troppo. Siamo nell'antropocene, stiamo colonizzando il pianeta e stiamo utilizzando tutte le risorse disponibili. Non è un problema dell'agricoltura, non è un problema della zootecnia, è un problema di invasione delle terre emerse da parte dell'Homo sapiens. Quindi dobbiamo rivedere proprio tutto il modello di consumo, e questo deve essere fatto in maniera molto cauta, molto delicata, molto lenta, perché l'alternativa è una recessione, un crack economico ed è praticamente la fine dell'umanità. Però io credo che la politica dovrebbe prendere esempio anche da quello che noi facciamo in zootecnia per cercare di mitigare queste come si chiama, emissioni, perché il modello economico non è più sostenibile, non è più sostenibile in questa terra con questa densità di popolazione. La nostra biocapacità del pianeta, adesso è finita la presentazione, mi sa, la nostra biocapacità del pianeta si esaurisce il 31 luglio, praticamente dal 31 luglio in poi noi usiamo il conto in banca, fino a che il conto in banca finisce. Quindi sporchiamo il pianeta per 5 mesi, 6 mesi, accumuliamo immondizie o comunque waste, scarti, che il pianeta non è in grado di riciclare, e quindi progressivamente si accumulano, e sappiamo cosa succede quando si accumula l'immondizia nelle città. Ecco, noi stiamo facendo la stessa cosa del pianeta. Non è un problema dell'agricoltura, non è solo un problema dell'agricoltura, è un problema del sistema. Vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, vediamo se torna indietro. Date un'occhiata cosa consumiamo, date un'occhiata come abbiamo ridotto come un colabrotto 36 milioni di chilometri di strade, sono asfalto, nastri di asfalto sulla terra. Se cominciamo a ragionare in questo modo, invece di pensare di criminalizzare una categoria produttiva, una categoria che sono gli allevatori, possiamo ridisegnare, a mio avviso, il modello produttivo. Quindi io sposterei assolutamente, poi mi taccio, il problema dall'allevamento dei bovini di latte, dalla suinicoltura, a quello che è un modello sostenibile di vita in questo pianeta. Bruno, sono molto d'accordo su quello che stai dicendo. Io credo che la parte fondamentale, perché si rischia, non da parte vostra ovviamente, no? Quello che leggo soprattutto dalla rete è che questo aspetto della capire come migliorare la sostenibilità della nostra vita su questo pianeta sta assumendo più che altro dei contorni ideologici. Quindi ci sono da una parte i negazionisti, da una parte, e con questo modo di fare le cose non affronteremo mai il problema, perché diventa, visto anche il confronto vegani non vegani, assunto toni ideologici.
E questo, diciamo, ferma ogni possibile ragionamento, perché io credo una cosa: nel momento in cui, almeno la parte sana di questa umanità, rappresenta i numeri in maniera corretta e distribuisce i compiti, ognuno dovrà fare qualcosa. Cioè l'industria automobilistica e soprattutto il trasporto dovrà in qualche modo rivedere, cioè ognuno dovrà dare un contributo, ma lo dovremo dare anche noi, no? Anche noi zootecnia, pensando che noi dobbiamo sfamare i ricchi, ma dobbiamo anche sfamare i poveri. Quindi si spreca molto, ma poi c'è gente che muore di fame, quindi ci deve essere un po' una ridistribuzione di quelle che sono le risorse. Però volevo, se ti faccio fare la valletta, Bruno, scusa, se mi metti la seconda diapositiva, per cortesia, sì, quella che ti ho detto saltiamo, perché volevo commentarla un attimo. Sei perfetto, guarda, non è l'abbigliamento da valletta, ma va bene uguale. Ecco, ancora grazie. Questa qui mi ha incuriosito, perché questo è un report, vedete, sul gap delle emissioni, dove viene rappresentata, perché bisogna vedere anche a livello temporale, vedete, l'arco temporale è 1970-2017, relativamente al tipo di gas serra, per poi parlare anche della CO2 equivalente, e poi quello che sta avvenendo nel tempo in alcuni luoghi altamente inquinanti, che possono essere la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa a 28 paesi, l'India, la Russia, non so perché c'è il Giappone che è piccolino come noi, anche se ha più abitanti, però forse ci sta il Giappone, non ho capito la cosa. La fonte chiaramente è una fonte autorevole, eccetera. E io, leggendo questo, che cosa vedo da, diciamo, non scienziato, ma da tecnico e un po' divulgatore delle cose? Allora, vado a vedere il metano, CH4. È il metano CH4, ok. Vedo il metano, vedo che è quello che facciamo noi, perché le fermentazioni enteriche, intese, quelle che fa l'animale e quello che fanno i lagoni di stoccaggio, perché è un problema enorme. Infatti ho chiamato anche qui la SOP, che è un'azienda, perché poi le aziende ci forniscono strumenti, perché da quello che ho letto, e non ne conosco però la qualità scientifica, mi è sembrato di capire che le emissioni di metano sono tante quelle che fanno gli animali, ma anche tante quelle che fanno questi lagoni. Addirittura, Alberto, io ho trovato un 50%, cioè dell'inquinamento delle emissioni di metano dei nostri allevamenti, parlo a livello globale chiaramente, metà è responsabilità degli animali, quindi dalle loro emissioni enteriche, ma metà è dallo stoccaggio che noi facciamo per legge dei liquami. Cioè, voi sapete che in Occidente noi siamo obbligati, prima di spandere i liquami nel terreno, di stoccarli per almeno 6 mesi su lagoni aperti, che sono delle bombe termonucleari innescate. Banalmente, un tecnico come me basterebbe coprirli e mettergli magari una fiammella, no? Non so, ci sono dei sistemi, qui ci sono dei costruttori di vascoli, ma ci sono anche delle tecnologie, mi sembra di capire, che possono anche sui vasconi stessi ridurre. Poi vi chiedo un dettaglio, eccetera. Però io sto vedendo, non so se questo dato è corretto, vedete, che la produzione di CH4, quindi di metano, dal 1970 al 2017 non è poi aumentata in maniera così forte, mentre è aumentata in maniera molto forte la produzione di altri gas che contribuiscono a quella che oggi viene usata come CO2 equivalente. Poi è chiaro che ci sono dei paesi, cioè la Cina è chiaramente, noi stiamo parlando del nostro paese, ma la Cina sono 1,5 miliardi di abitanti, la Cina si sta suicidando e ci sta suicidando per certi versi della produzione dei gas serra. Però vedete, anche ci sono paesi, gli Stati Uniti, ma guardate i paesi emergenti, guardate l'India. L'India sta salendo in maniera mostruosa, l'India sfiora il 1 miliardo di abitanti. E oggi l'India è il più grosso produttore al mondo di latte. Prima era l'Europa, ora è l'India, ma
gli Stati Uniti non sono un grosso produttore di latte intesa come quantità, per cui insomma c'è questa situazione. Quindi volevo chiedere, Alberto, come la vedi questa cosa? Che mi dici di questo? Allora, innanzitutto diamo una piccola spiegazione per i non addetti. Le due curve che voi vedete iniziali del grafico di sinistra, cioè quella, io la vedo blu scura, ecco la valletta ce lo indica, e quella sotto in azzurrino, sono l'insieme di tutti i gas serra tradotti in CO2 equivalenti, cioè per poter sommarli, perché non ha senso sommare i singoli gas, ma l'effetto serra dei singoli gas, nell'andamento dal 70 al 2017. Quello più in alto considera anche il land use change, LUC sta per land use change, cioè il cambiamento di uso della terra, del suolo, per produrre alimenti per il bestiame. Tendenzialmente lì dentro c'è una forte presenza, non solo in questi giorni con l'Amazzonia che brucia, ma da sempre, per il disboscamento e l'utilizzo. Attenzione che a seconda delle nazioni, dei continenti, l'utilizzo non è solo e soltanto pascolo per i bovini, perché tendenzialmente, se andate a vedere dove sono i bovini da carne, non sono in Amazzonia. Tendenzialmente, ma questo la grande industria non lo vuole dire, è per la coltivazione, in particolare è per la coltivazione di soia. In particolare la coltivazione di soia non serve per dare da mangiare al bestiame, ma serve principalmente, perché è lì il business, per la produzione di olio. Nel momento in cui l'olio viene separato, rimane dell'avanzo, che per fortuna non è uno scarto, ma è un buon alimento, dove non solo la farina di estrazione di soia sostanzialmente, non solo per i ruminanti, ma anche per i monogastrici. Quindi il meccanismo di disboscamento che è avvenuto in Sud America è legato a questo aspetto e cambia l'uso del suolo. Quindi da raccoglitore di carbonio, carbon sink, serbatoio di carbonio, visto che gli alberi in decenni o centinaia di anni l'hanno raccolto, liberano un'enormità di carbonio nel momento in cui vengono disboscati. Quindi si deve tenere conto di questo aspetto e vedete che non è proprio indifferente. Però l'andamento è stato probabilmente quell'anno lì in cui c'è stato un picco, non so che cosa sia successo, ma può darsi che ci sia stato proprio un disboscamento notevole. In Asia il disboscamento in questi decenni, ormai hanno quasi finito, serviva per, sì, hanno raso solo quasi tutto, per la produzione della palma e quindi dell'olio di palma. Giustamente faceva notare che tradotto in CO2 equivalenti il metano è una componente molto bassa ed è tendenzialmente stabile, quindi non è l'allevamento che incide sulla somma totale. L'altro 90% di cui parlavo prima, per avere un numero di massimo, un 30% è legato ai trasporti, ed oggi i trasporti sono tutti quasi esclusivamente con il consumo di combustibili fossili, perché anche il GPL, anche il metano è considerato un prodotto e sottoprodotto legato ai fossili, cioè non rinnovabili, e un 30% legato al riscaldamento e raffreddamento, quindi aria condizionata, corrente elettrica e riscaldamento bruciando qualunque tipo di combustibile, e un altro 30% per tutte le attività, comprese quelle industriali. Per produrre questa seggiola è stata usata principalmente energia elettrica, ma anche materie prime. Chiudo facendo notare che quindi è la CO2 che è aumentata tantissimo e non il metano. E il metano, almeno qui le termiti non ci sono di sicuro, i ruminanti sono i maggiori responsabili, ma c'è anche molta coltivazione di riso, perché lì c'è acqua stagnante. E commentando quella di destra, l'India è diventato il maggior produttore, ma non è il latte lì dentro, come non lo è per la Cina, che adesso sta costruendo allevamenti da 10, 20, 50 mila vacche contemporaneamente, ma è legato alla combustione di combustibili fossili. Ok, ok. Allora ti chiedevo, Alberto, per i numeri, no, lasciamo anche quella se vuoi. No, questo lo chiedo a SOP. Allora, adesso
se sia il 50%, allora noi siamo, può essere il 14% il nostro contributo? Ok, allora mettiamo dei numeri, perché poi così ci rivediamo il prossimo anno qui in fiera e vediamo cosa siamo riusciti a fare. Voli pindalici, chiaramente. Però mettiamo che noi della tribù dei bovini contribuiamo per il 14% della produzione dei gas serra. Ammettiamo anche che possa essere plausibile che metà sono gli animali con le loro, diciamo, fermentazioni enteriche interne, quindi la ruminazione, le fermentazioni, quindi il gas prodotto dall'animale, rispetto al gas dei lagoni siamo al 50%. Cioè, adesso una battuta, non vi voglio impegnare in... poi domani facciamo un workshop specifico, perché stiamo coinvolgendo un po' l'industria su questo. Come coinvolgeremo Brazzale per capire come ha fatto arrivare al bilancio neutro tanta anidride carbonica produce e tanta anidride carbonica, perché loro nella foresta brasiliana, nell'allevamento in Brasile, cosa hanno fatto? Hanno messo gli alberi nei pascoli. Gli eucalipti. Gli eucalipti, esattamente. Gli eucalipti. Per arrivare a mettere come claim, e adesso domani chiederemo a Brazzale quanto gli è aumentato, se è aumentato, e spero di sì, il prezzo di vendita di quel latte lì. Però volevo chiedere a voi, e rispondete chi vuole di voi, ma si può fare qualcosa sui lagoni o no? Come? Sì, sì, la questione dell'obbligatorio, la copertura, perché ci va dentro l'acqua, aumenta il volume più che altro, non per una questione di differenze di contenuti dal punto di vista chimico. Sì, è chiaro, si può fare qualcosa sui liquami, perché in particolare per quel che riguarda l'ammoniaca, anche se qui non è citata, è il problema più grosso per problemi nostri, cioè PM10, PM2,5, quindi tutte le particelle che arrivano fino al sangue e tutto quello che riguarda. E però ovviamente si può lavorare anche su quel che riguarda l'aspetto che dicevamo sul metano, e dai nostri calcoli è circa il 21-21,5% la riduzione. Quindi com'è? Sì, sul totale. Cioè una riduzione rispetto, cioè, ovviamente la misura è rispetto a quella che il potenziale viene ridotto del 21% rispetto a quella totale, ovviamente, cioè è un rapporto. Quindi già questo è un numero abbastanza importante e che avviene oltretutto in un tempo molto breve, nell'arco di pochi giorni, anche perché noi dobbiamo pensare che abbiamo delle vasche che sono, non è che siano come la legge prevede, separate di 2 mesi, sono enormi vasconi dove arriva dentro ogni giorno e quindi viene ogni giorno mosso, ogni giorno, per cui è importante anche che l'attività sia costante, perché questa costanza comporta, se viene meno, come dire, la presenza del prodotto, di un prodotto che aiuta a diminuire questa quantità, continuo aggiunta non è certo un effetto positivo all'interno della stessa vasca, voglio dire. Io credo che anche annusando dove siamo fuori della fiera, uno dei punti fondamentali sia che si può, mia opinione ovviamente, il problema dello stoccaggio dei liquami, dei ruminanti, va messo nelle priorità, perché è la cosa più immediata da fare. Sì, anche se poi, cioè, adesso qui magari vado ad aprire una cosa che è meglio non aprire, no? Apra. Si parla di spargimento, di spandimento, e invece qui noi vorremmo qualcosa che è tipo concimazione. Cioè, visto che la fine di un processo e ha un valore anche agronomico, sarebbe sensato che questo tornasse nel processo, perlomeno tornasse nel terreno e rigenerasse, ricostituisse quello che ha tolto. In realtà noi per mille motivi in generale lo spandiamo, ce ne liberiamo, okay? Quindi è anche quello la questione sulla trasformazione, cioè consentimi una cosa semplice,
spesso noi cerchiamo di diminuire l'azoto, non di migliorare la qualità delle quame. Sono due cose diverse. Assolutamente, grazie, ti ringrazio. Volevo un attimino chiamare, che non lo vedo, Roberto De Vivo. Puoi venire un secondo, Roberto? Sì. La nostra valletta ti porta il microfono. Salve. Sceglieremo meglio la prossima volta. No, volevo chiederti, Roberto, tu ci hai mandato un articolo che abbiamo messo su Ruminanzia, di un'esperienza che avete fatto con il professor Zigarelli, avete fatto questa pubblicazione, tu ci hai inviato gentilmente la sinossi, l'abbiamo messo su Ruminanzia, è stata una mina sinceramente, in termini di... a testimonianza di che cosa? Che poi ti chiederò brevemente la conclusione, a parte che molti l'avranno anche letto. Il nostro operatore ci riprende spesso. Perché hai lanciato una mina e quello mi ha sorpreso. Guarda, questo ve lo dico anche per vostra, diciamo, informazione. Fino a qualche anno fa, fare una cosa del genere qui era da pomodori, perché era un tema tabù. Venivi subito bollato come l'ambientalista radical chic dell'ultima ora. Io sto notando invece, proprio dai nostri lettori, che sono comunque 35.000 lettori, quindi il nostro share sul settore è elevatissimo, ma proprio anche dalla rete, che negli allevatori stessi è aumentata in maniera esponenziale e rapidissima la sensibilità. Cioè anche lo, perché per tutta una serie di motivi, quindi non sono temi, cioè non bisogna fare un convegno con gli allevatori per convincerli, bisogna fare un convegno con gli allevatori per dargli gli strumenti. Questo 2-3 anni fa era una follia dire una cosa del genere, io li conosco bene i nostri allevatori. A testimonianza di questo è il suo articolo, lui ci ha scritto su Ruminanzia come molti proponendo, ci ha segnalato questo lavoro che è uscito su riviste indicizzate, è uscito non sulle riviste, diciamo quelle che noi quotidianamente scandagliamo, gli abbiamo chiesto di fare una sinossi, di tradurlo, l'abbiamo messo sulla rete e ci ha avuto un boom micidiale. Ma Roberto, ci dici in due parole che cosa la conclusione? Brevemente, allora lo studio... Avvicinatelo alla bocca per cortesia. Lo studio essenzialmente fa un bilancio tra tutte le emissioni della zootecnia, le emissioni dovute alle emissioni ruminali, quelle dovute alle deiezioni, quelle dovute all'agricoltura e quelle dovute a diciamo anche a tutte le attività per coltivare gli alimenti degli animali e la CO2 che invece viene sottratta da tutti i vegetali coltivati per alimentare gli stessi animali. Molte volte si fa soltanto il bilancio in negativo, cioè si fa soltanto il bilancio di tutte le emissioni, ma non si tiene mai conto invece di quello che viene sottratto. Essenzialmente da tutti i calcoli fatti, presentati anche a Budapest alla conferenza mondiale tra l'agricoltura e il cambiamento climatico, circa 6 milioni di gigagrammi di CO2 equivalente vengono emessi dalla zootecnia all'anno nel mondo, comprendendo sia l'allevamento di monogastrici sia quello dei ruminanti. E invece tutti i vegetali coltivati per alimentare questi animali sottraggono dall'atmosfera ben 24 milioni di gigagrammi, quindi circa 4 volte superiori. Concludendo il mio lavoro, abbastanza anticonformista, ho detto che la zootecnia può essere esclusa dalle attività antropiche responsabili dell'aumento dei gas serra in atmosfera. Questa era la conclusione. Roberto, sei un estremista, accettiamo la provocazione, però io adesso con la coda dell'occhio, sempre nello spirito del reclutamento coatto dei workshop e di Ruminanzi, mi sembra di vedere Gino Magni della Pioneer. Hai sbagliato a venire, lo sapevi che ti chiamavo Gino. Ti volevo chiedere questo. Pioneer, quindi gruppo Corteva, è una presenza, diciamo... Ha una... intrappolati dai fischi, eccetera. No, ti volevo chiedere questo. Pioneer ha una quota di mercato piuttosto elevata, sia in Italia che nel mondo, relativamente alla coltivazione del mais, e il mais è un altro, diciamo, dei bersagli della sostenibilità, cioè... però volevo, e questo volevo arracciarmi al discorso di Roberto, lui dice
Sì, è chiaro, noi emettiamo, cioè in questo momento stiamo inquinando, perché io non so adesso quanta anidride carbonica equivalente noi stiamo producendo in questo momento, quindi è sicuramente quella che stiamo emettendo è molto di più di quella che in questo momento questo luogo sta consumando, cioè zero, quindi noi in questo momento stiamo inquinando, contribuendo ai gas serra. Però noi ci troviamo, Gino, in pianura padana, dove una grande parte della pianura padana viene coltivata con il mais. Non perché la pianura padana sia più brava del resto dell'Italia, però nella pianura padana c'è l'acqua e se c'è l'acqua si coltiva il mais. Giusto? Io volevo capire una cosa, Gino. È vero fino a un certo punto, nel senso che alcuni dati parlano di mais molto in calo per diverse ragioni. Da uno scritto del professor Maggiore, questo scritto parlava che nei primi del Novecento in pianura padana avevamo circa 2 milioni di ettari, adesso siamo a 800 mila, quindi siamo calati abbastanza. Okay. Perché è calata molto quello che era l'arenella, essendo restato abbastanza stabile, forse aumentato un po' quello che è il trinciato, però siamo sotto il milione di ettari, diciamo, oggi come complessivo mais. Ma avete fatto dei calcoli? E se no vi invito a farli, cioè questo milione, per dire una cifra tonda, di ettari coltivati a mais in Italia. Il mais, insomma, è una pianta che la vediamo piuttosto imponente, cioè il consumo di CO2 della pianta del mais è marginale o è importante, Gino? Ma il mais normalmente è fatto da CO2, cioè se noi guardiamo un ettaro di mais che usato a trinciato, raccolto a trinciato, fa circa 200 quintali di sostanza secca, fa 600 verdi e 200 di sostanza secca. Questi 200 quintali di sostanza secca è tutta è CO2, il carbonio che costituisce la pianta. La pianta di mais è fatta da zuccheri, in parte questi zuccheri fanno l'amido, in parte questi zuccheri fanno la fibra, ma sono sempre zuccheri. Lo zucchero è C6H12O6. Il C non viene dal terreno, il C viene fissato dall'atmosfera. Un ettaro di mais in vegetazione mi sembra che fissi qualche quintale di CO2 al giorno. Cioè, il mais cresce 2-3 quintali di sostanza secca al giorno, ma questa qua è tutta CO2. Se noi facciamo un piano di concimazione di un... penso che parlo da gente che conosce l'aspetto. Io devo concimare un ettaro di mais per farlo produrre quei 600 quintali, quei 200 quintali di sostanza secca. Grosso modo, qui va fatta la concimazione corretta, però grosso modo cosa diamo? Diamo 3 quintali, 300 unità d'azoto, 3 quintali, 200 quintali, 200 kg, scusate, 300 kg di azoto, 200 kg di fosforo e 100 kg di potassio. Sono 5-6 quintali. La pianta produce 200 quintali, ne tira su con la concimazione 6, ma ne mancano 195, ne mancano 190, e questi 190 sono tutti fissati dallo CO2. L'azoto, lo zucchero l'azoto è fatto, C6H12O6, il C viene dalla CO2 che fissa la pianta, e l'H e l'O viene dall'acqua, e poi ogni tanto c'è qualche atomo di azoto. Se noi facciamo l'analisi della proteina, l'azoto della proteina è il 16%, il resto è un quadernario, quindi è CN, H e O. Ok, ci hai messo in difficoltà con la chimica, Gino, ma ci hai chiarito qualcosa. Cioè, io credo, Bruno e Alberto, mi piaceva se c'è qualche da parte del pubblico, perché secondo me abbiamo degli elementi per arrivare a delle conclusioni molto importanti. Cioè, io mi aspetterei, ormai possiamo anche chiudere, Alberto, mi aspetterei che la comunità scientifica che voi rappresentate ci dà i compiti. Però prima di arrivare a questo, mi piaceva se c'è qualche riflessione da parte di, purtroppo, del pubblico analogico. Il digitale non siamo ancora attrezzati, ma lo faremo il prossimo anno, per sentire la loro opinione. È
Ha sbagliato, ha detto la comunità scientifica non deve dare compiti, deve aiutare le imprese che operano nel settore a dare soluzioni, non compiti. Ed è quello penso che faccia e deve andare avanti a fare. Sono d'accordo con quello che ha detto lei, che è un incontro che non, 2 o 3 anni fa non si poteva fare, è un bene. Io reputo che questa sia una risorsa, quello che si sta facendo, proprio perché cambia quello che diceva prima il professore, il modo di occuparsi della gestione anche economica, della società come l'intende l'economia, è proprio lì l'ingrippo. Però se si risolve tramite la comunità scientifica, tramite gli operatori del settore, in collaborazione, penso che anche la metodologia delle persone cambi. Quindi è importante continuare su questa strada. Ci stanno anche i provocatori, cioè quelli che dicono che intanto impatta di più quello che impattava prima e adesso impatta di meno. Fa niente, non interessa quello. Noi i numeri li abbiamo, misurare, stiamo misurando, secondo me ci portiamo bene. Cominciamo a portarci un po' di fieno, questo è quello che penso. Grazie. Se posso aggiungere, fra i nostri compiti, sia all'università ma anche nella scuola superiore, c'è anche l'educazione. E questo è molto importante, e quello che vi abbiamo detto, vi stiamo dicendo in questo momento, che lo condividiate o meno, ma supportato da elementi scientifici, è quello che recitiamo in classe agli studenti, perché dobbiamo costruire una nuova mentalità, una nuova responsabilità del cittadino, non esclusivamente nei confronti della zootecnia, ma proprio nei confronti, e ripeto, del modello di consumo. Io l'ho detto già 2 o 3 volte anche in Assalzoo, e difatti la Pallaroni è sempre che ride. Cioè, la sostenibilità, mettiamocelo bene in testa, non esiste. Non esiste la sostenibilità all'infinito. Tutto quanto finisce. Pantarei e tutto finisce. Quindi cambiamo questo termine, togliamolo dal vocabolario. Cerchiamo di essere dei consumatori responsabili. Il mondo finirà, secondo gli Incas, cos'era, il 12-12-2012, non lo so quando, ma finirà, tutto una fine. Esatto, cambiamo il termine, anche perché la sostenibilità è una cattiva traduzione della sustainability, che è the capacity or ability to endure, cioè la capacità di sopportare, di resistere, quindi siamo perdenti, siamo cittadini responsabili. Cominciamo, e la butto lì, cambio completamente discorso. Mia madre è vicentina, sai che i vicentini sono come i genovesi? Eccolo lì, tiene. Sarcedo. Pier Cristiano invece di Zanè. Dice, spegni la luce Bruno. Andiamo in giro, sempre luce accesa in casa. È un piccolissimo contributo, l'elettricità conta poco, ma è un piccolissimo contributo. Spegniamo le luci, cominciamo a pensare a queste cose. Scusate l'accorato. Quello, io vorrei rispondere dicendo al ragazzo che ha parlato prima. Vabbè, sei più ragazzo di me, dai. Io rappresento SOP. Da tanti anni proponiamo soluzioni sul mercato, soluzioni che effettivamente nei numeri risolvono alcuni di questi problemi. Ultimamente l'abbiamo dimostrato con una pubblicazione importante, con un indice importante di impatto. Quotidianamente io vedo i ragazzi che mi circondano in azienda sforzarsi per trovare soluzioni sempre più efficaci. E poi ci si scontra con l'incredulità, con questa cosa di essere, come dire, magici tante volte. E noi sappiamo di non essere magici, sappiamo di lavorare tanto per ottenere i nostri risultati. Come dire, spero che tutto questo sforzo che stiamo facendo noi come azienda aiuti a migliorare, e pare che ci stiamo riuscendo, a migliorare quella percentuale di impatto, che sia il 14, che sia il 50, conta poco, si può migliorare a prescindere dal numero di partenza.
Beh, detto questo, spero che come noi, so che ci sono altre aziende che stanno lavorando in questa direzione, non siamo solo noi, perciò saprai di cosa parlo. Ok, lo so benissimo. No, infatti, dobbiamo trovare assieme da questi tipi di incontri la forza di unirci e cercheremo di farlo in futuro, qualche idea c'è. E infatti... Aspetta. Sì, scusi, io stavo dicendo, ero d'accordo, perché il problema nasce quando si comincia a pensare a riti magici. Non sono riti magici, sono tutti numeri, misure, anni, impegno, studi, sono tutte queste cose qua che vengono messe insieme. Ci vuole tempo, pazienza, e comunque l'indirizzo, grazie anche alla comunità scientifica, è questo. Sì, e per fortuna sta benvenuti cambiando. A tutti, speriamo, certo, è quello. Certo. Scusi. Io credo, sono d'accordissimo con Bruno su quello che ha detto sull'educazione. Tutti devono fare il proprio contributo, che è fondamentale, perché tanti pensano che inquina il mio vicino. Io non inquino, è lui che inquina. Poi non mi dire, uno ha una visione tutta particolare in funzione poi da quello strumento maledetto e benedetto che abbiamo in casa, che ci instilla nella testa tante informazioni, e che poi queste informazioni molto spesso sono manipolate proprio perché sono veicolate da qualcosa che devono vendere o farci consumare. La prima cosa, io credo che non vada colpevolizzato l'allevatore, perché va aiutato e va diciamo instradato verso un qualcosa di più virtuoso, e credo che ci possa fare. Fabio qui dietro me parlava del percorso che stiamo facendo. Noi in un piccolissimo contributo stiamo cercando di migliorare la nutrizione minerale nella vacca con uno sforzo notevole, perché siamo una piccola ditta, con l'utopia di poter, attraverso queste deiezioni, ridurre quella che è, se aumento l'efficienza ruminale, aumento l'efficienza della vacca, aumento la longevità della vacca, riduco il food carbon print e porto poi al terreno le sue deiezioni, che saranno già più bilanciate come, spero, minerali. E a sua volta, so che il terreno è un ambiente molto difficile da modificare, perché non si riesce a modificare neanche nel suo pH quando vogliamo, ma credo che nel tempo, nel futuro, in un continuo progressivo fertilizzazione virtuosa, non spandimento, noi stiamo dando della ricchezza. Il letame, il lequame, è quantificabile in azoto, fosforo e potassio. È l'oro nero, una volta lo chiamavano burro nero, no? quando era fermentato. Quindi colpevolizzare questo, e con delle normative stupide che non mi permettono di fertilizzare nel momento giusto, quando la stagione mi permette poi di avere tutti i processi naturali che il terreno può avere, perché i terreni sono vulnerabili, perché, cioè, sono tutte queste cose qui che sono dei lacci che poi vanno contro all'effettiva efficienza che noi dobbiamo ottenere. Perché l'NO2 inquina come i clorofluorocarburi, e spieghiamo agli allevatori anche come fertilizzare il terreno e non sprecare certe risorse che sono economiche, e invece valorizzare il prodotto che fa la vacca. Quindi io credo che ci voglia un buon ripensamento e non un arroccamento sul fatto che io non inquino, inquini tu, inquina quello. Diamo dei numeri giusti e lavoriamo, credo, tutti per dare il nostro contributo. Questa è la mia idea. Siccome so che Alessandro è un provocatore, adesso lo voglio provocare. Ci vediamo fra 3 anni a parlare del fosforo? Ci parliamo di 3 anni del fosforo? Sappiamo che i giacimenti in Marocco sono quasi finiti. Ci vediamo il prossimo anno. Ok,
Non vorrei fare come con la commissione 2010, essere nel 2019 a parlare, perché l'altro grosso problema, lo sapete benissimo, è quello dei giacimenti di fosforo che stanno... Io credo una cosa, e così chiudiamo perché il tempo è corretto della cosa. Mi riallaccio a quello che diceva Marco. Io credo che noi questa battaglia la vinceremo se ci diamo i compiti, nel senso, mi sono espresso male, scusa, ti chiami di nome? Fabio, scusa, mi sono espresso male. Però se dobbiamo fare una cosa, ognuno deve avere il suo compito. La comunità scientifica deve avere il suo compito, il gruppo tecnologico, che siete la prima fila e parte della seconda fila, il suo, cioè ognuno deve mettere la sua parte. Perché? Allora, quello che sono gli atteggiamenti, secondo me, deprecabili, che almeno noi come Luminanza, proprio in qualche modo lì non c'è il libero confronto di idee, è l'atteggiamento del capro espiatorio. L'abbiamo già visto, l'abbiamo già abbattuto, abbiamo visto il passarci le colpe. Tutti noi abbiamo colpe. Io ho la mia colpa, io faccio nutrizione animale essenzialmente, non è questo il mio mestiere di fare quello che sto facendo adesso, io mi prendo le mie colpe. Io ho sprecato una marea di nutrienti perché non ho utilizzato correttamente, per esempio, il CNCPS. Sono stato alla Cornell quando il buon nostro amico Antonello Cannas stava facendo il PhD, sono passati dal 1993, fateli voi i conti, io non l'ho ascoltato, io ho continuato a fare le razioni come ci ha bacchettato Masoero, come l'abbiamo sempre fatte, e quindi io me la prendo la mia parte. Ma vi assicuro che io da lunedì, non del 2020, da lunedì io cambio il modo di fare i razionamenti. Mi auguro che voi, che lo state immagino già facendo, e anche gli amici mangimisti, pochi presenti in fiera, mi dispiace, perché non si sta cogliendo il cambiamento, facciano, perché l'industria mangimistica è il pallino dell'economia circolare. Io mi ricordo, ve lo do come battuta, ma lo dirò anche domani, in un convegno con dei blogger milanesi, voi immaginabile l'ambiente, uno zootecnico è Alberto, in quell'ambiente lì che tu lo immagino conosci molto bene. A un certo punto una mi ha detto, lei col dito puntato, voi date da mangiare agli animali quello che togliete all'uomo, voi con la soia. Dico, ma guardi, io non l'ho mai data la soia a mangiare alle vacche da latte. Non mistifichi la realtà, e cercavo il consenso. Dico, guardi, forse non ci siamo capiti. Noi la soia non le diamo alle vacche da latte, noi diamo la farina di estrazione di soia, che andrebbe nelle discariche, quindi è già diverso, è il pallottoliere fare quelle cose lì. E per dare le cose, c'è il compito dei lagoni, c'è il compito anche della razionalizzazione, è andato via Gino, ma anche delle coltivazioni. Quindi io credo che mi aspetterei nel prossimo convegno, che già vi invito, l'edizione 2000, non mi guardare così, sai Bruno, no, hai fatto una brutta faccia, del 2020, qui, di capire un attimino, non tanto di quantificare, se gli impegni che ci siamo dati li stiamo portando avanti. Quindi economia circolare, quindi chiudere i lagoni e trattarli, e i numeri di questo, quindi non fare più l'alimentazione come si ammazza il tordo con un pallino, ne sparo 300, ma sparo un pallino per ammazzare il tordo, e quindi la precision feeding è concreta, e quindi tutto quello che comporta. Fare l'alimentazione è una professione che deve essere fatta da professionisti. Ok, perfetto. E quindi deve essere trattata come gli alimentaristi nella nutrizione umana, uguale. Noi siamo un po' più bravi, se mi permetti. Sì, appunto. E dovete essere più garantiti rispetto a quella umana. Ok. Cosa che non lo siete. No, assolutamente no. Comunque io concluderei qua. Io non lo qua... sono, infatti... Dimmi Fabio, sì. No, io non lo sono Ma neanche io. E chiedevo di rispettare la professione perché è importante. Assolutamente, per quello che sì. Ci siamo detti. Bene, io direi che quello che dovevamo dire ce lo siamo detto. Ringrazio voi che siete stati qui, ringrazio chi ci sta guardando da Facebook. Credo che qualche conclusione per quello che era il nostro obiettivo ce la siamo data. Domani proseguiamo, perché domani pomeriggio
riapriamo con un workshop sulla stalla etica, cerchiamo di capire dal comitato di bioetica che cosa dobbiamo fare. Abbiamo 3 allevatori che portano la testimonianza concreta di aver fatto qualcosa, ci darà qualche dritta brazzale di che cosa hanno fatto e quindi domani cercheremo di trarre delle conclusioni. E alla prossima.